Fortunatamente, vabbè, oggi personalmente non mi sono espresso, diciamo, non mi sentivo molto bene, devo essere sincero, però voglio fare una precisazione perché oggi, al di là del gioco, questa squadra ha saputo soffrire, nonostante, diciamoci la verità, non era un ambiente, diciamo, molto consono perché abbiamo sentito un po' tutti, comunque abbiamo avuto la forza di non mollare, abbiamo avuto una forza di gruppo a resistere, a provarci sempre e alla fine siamo stati, secondo me, giustamente premiati. Io al primo tempo ho sbagliato il calcio di rigore. I rigori non li sbaglia chi no, cioè, non li sbaglia chi non li tira. Mi sono preso la responsabilità e ho sbagliato. Capita. L'immagine più bella, la tua incredulità sul gol dell'1-0, ti sei fermato per qualche secondo, a che pensavi? Pensavo, vabbè, quando fai gol in una piazza del genere è sempre emozionante, però era un urlo liberatorio perché oggi non è stata, diciamo, a livello ambientale una partita semplice. Quindi invito tutti, lo so, magari non ci stiamo esprimendo come possiamo, come dobbiamo, però secondo me abbiamo un cuore grande, perché non è facile starci con la testa e fare gol anche al 94esimo. Secondo me è una vittoria importante che in vista di domenica ci è servita molto, perché abbiamo un grande carattere. Come te la spieghi questa evoluzione? Non è più città di Nocera Brillante delle prime uscite di campionato. Perché? Che idea si è fatta? L'idea, tutti quanti possono avere un calo, è anche normale. Però la cosa importante è che caratterialmente non veniamo mai meno, cioè non gettiamo mai la spugna, siamo sempre lì, nonostante tutto che magari non stiamo esprimendo sinceramente un grande gioco. Però la cosa importante è che la squadra ha carattere, che non molla fino alla fine, l'impegno, la determinazione, poi con il tempo secondo me verrà anche il bel gioco. Però questa è la nona partita. Penso all'ottava vittoria, abbiamo fatto un pareggio. Sì, gli ultimi 3-4 partite abbiamo vinto 1-0, però guardiamo con fiducia al futuro perché secondo me questa squadra può fare molto di più, però l'importante è che caratterialmente c'è. Futuro c'è questo scontro al vertice con il San Benedetto, ci arrivate a pari punti, Che era importante, è importante. è molto, molto importante a livello psicologico. Secondo me è molto importante, ce l'andiamo a giocare alla pari e per noi andare lì, diciamo, andarci a confrontare contro una grande squadra qual è anche la nostra, vediamo un attimo chi vinca il migliore. Stata anche una settimana particolare, soprattutto per te, hai stretto i denti, hai rischiato di non esserci. Assolutamente, vabbè, insieme alla società ringrazio il massaggiore Giovanni, direttore, che mi sono stati vicino e quindi dedico a loro il gol. Coach, inizio stagione disse che la squadra dovrà essere camaleontica su ogni campo. Secondo lei, fino ad ora, si sta tenendo a queste sue parole o no? Il campionato, se non mi sbaglio, è iniziato da 2 mesi. Secondo me abbiamo iniziato, secondo me, troppo bene. Le prime partite, al di là del Faiano, poi abbiamo avuto un buon periodo e adesso obiettivamente erano due o tre partite che magari non abbiamo espresso sinceramente un grande gioco. Però non dobbiamo creare troppa pressione su questa squadra perché secondo me la pressione poi è un'arma a doppio taglio. Quindi dobbiamo stare più sereni possibile. Per me questa qui è una grandissima squadra e alla fine con la tranquillità, la serenità, io sono sicuro che ne verremo fuori alla grande.